Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking, episodio numero 67. Eccoli, stavo guardando proprio intorno su dove dovessimo essere. Mi piace la soundtrack, però che c'è in E di là a destra c'era qualcosa per caso, oltre che esiste. Scusate, è semplice curiosità, ma di qua c'era. Non penso dei Cairn perché li abbiamo tutti. Cioè, ce n'era uno qua e l'abbiamo già trovato. In genere ce ne sono. Ah, però voilà, c'è una runa qua. Forse c'è anche una missione di trovare tutte le rune, non mi ricordo. Abbiamo già trovato parecchie. Vabbè, comunque, non abbiamo trovato le erbe e la runa. E parlare poi con Beatrice. Probabilmente qua c'è. Cosa là, quella che dicono che è stata rapita, la Silvia. Ciao Beatrice. Chi sei? Cosa vuoi? Per favore, non dire a nessuno che siamo qui. Per il mio nome è Mazzetas, chi siete? Il mio nome è Beatrice, una delle mie amiche è Giustina. Le persone sul ponte vogliono ucciderci, o peggio. Sono inseguito da una settimana. Devono solo essere lasciati soli. Abbiamo saputo che potremmo essere sicuri qui. Ma sono arrivati al ponte prima che lo facessimo noi. Persero dei vili, non abbiamo fatto niente per guadagnarci il loro odio. Ma sei un cristiano? Credi nei vecchi dei? Dubito che tu abbia sentito dei miei dei. Ma come voi, le nostre famiglie sono sempre rimaste leali alle vecchie tradizioni. Le persone sul ponte ci odiano perché ci rifiutiamo di conoscere. No, ci rifiutiamo di rinunciare alla nostra fede e quindi ci danno la caccia. Ci uccideranno se ci prendono, uccideranno i nostri bambini. Perché non attraversate il fiume? La corrente è troppo forte, non possiamo attraversare con i bambini. Il ponte è la nostra unica strada. Che cazzo? Allora, non voglio essere invischiato adesso, torno magari più tardi. Probabilmente più tardi saremo tutti morti. Allora, non so assolutamente che cosa fare in questa situazione, perché. Allora, sembra che. Ah, c'è tutta della roba, non so se si può raccogliere così. C'è altra roba da saccheggiare per caso? C'è qua. Dei lupi! Picchissimo! Quanti cavolo sono sti lupi? Ma sono infiniti! Ma sono tantissimi, ci siamo messi nei guai, mica da ridere. Porca pupazza. Allora, mettiti qua tu che devo far andare avanti il tizio scudato. Avanti qui. E Frosqua stai qua dietro. E tu stai qua. Direi. Sono tantissimi, che cavolo? Mi hai tirato giù, adesso mi seccano, mi cava da ridere. 10 sono? Reagiscono tutti adesso, che cavolo? C'è un altro coso al. Ketil all'attacco notturno. Aia! Se uno si ferma qua dietro è bello perché faccio. Cioè no, adesso mi circondano pure. No, perché non mi ha dato il flanked? Allora, ovviamente nessuno si è messo dove Nefia può colpire le due insieme. Però allora tu puoi fare il doppio, uno è qua. E l'altro direi che è questo. Ok,
provocati. Però Nefia, perché andare qua? Fare così. Oh, non sono andati, ma quasi. Con un reckless lo tiro giù. No, come non lo tiro giù con un reckless? Però allora, se gli faccio un sassolino, e qui gli faccio un reckless. Yes! Perché gli dà il bonus del cosillipo. Allora, diamo della vita a lei. Anche se forse tirar su lui sarebbe stato più conveniente. Mi sposto e mi prendo l'attacco d'opportunità. Però così faccio un danno a uno che non serve a niente. Vabbè. Almeno è andato. Oh, agito. Lui è agito. Oh, può fare il dust. No, non può farlo. Vale. Ok, ha resistito. Aia, l'hanno flancato. Aia, è morto questo? Gunnar, cavolo, ci aveva perso Gunnar. Allora, il problema è questo più che altro. Tu cura Nefia intanto, che messa bene non è. I'll help. Great, thanks. Che Ketil c'ha quel tizio in faccia e non mi piace. Allora facciamo che tiriamo un sasso. No, volevo tirare il sasso. Che cazzo. Un altro ne ha due. Però allora se io facessi questo lo tiro giù, no, per il cavolo. Attiriamogli un sasso intanto, ma non lo fa. E se faccio così lo secco, no. Tiriamo giù questo, allora sono rimasti in 4. Lui non può. Per attacco d'opportunità se gli tiro in faccia. Ok, possiamo spostare qualcuno in modo che non mi secchino lui. Aia. Ok, almeno lui col doppio dovrebbe riuscire. Allora Bueno. Ok. Fai un sasso. E poi con questo lo secchi? No. Qui lei non dovrebbe avere problemi a tirarlo giù. Ok, però abbiamo Gunnar che è giù, ci si era preso tanto di quel male. Ah no, no, ok. Beh dai, siamo sopravvissuti a 10 lupi tutti insieme, che cavolo.
è andata mica male. Un po' di carne. Qui is valuable. Perché c'è detto degli aggiornamenti di Urba Condita? Forse che ci siamo. Trovati degni di onore? Qua, Rea Silvia, scusatemi. Metto quella grotta. E i lupi cosa c'entravano, scusa? Cioè, no, chi è quella rapita, scusatemi, se ci sono solo i lupi qua. Oh, entriamo qua. Grab Real Silvia. Ma dov'è Real Silvia, scusate? Questo cadavere qua? Non abbiamo mica trovato Real Silvia. Qua possiamo andare a raccogliere sta roba, secondo me malissimo. Abbiamo trovato Real Silvia, ma dov'è Real Silvia? E mica Real Silvia. Si riesce a passare di qua. Ma sì, passiamo. Allora sono i bambini, allora proviamo a parlare con Severina per Teodoro. Allora cosa fare con i tizi del ponte? Non so cosa dobbiamo fare con questi tizi qua dentro, più che altro. Senti, facciamo dopo, perché non abbiamo nuove opzioni. Oh, dobbiamo andare a parlare con il tizio dicendogli: ehi, guarda, ti abbiamo riportato Rea Silvia. No, dov'è che era il tizio? Dietro qua, proprio quinto. Ne avete trovato Rea Silvia? Ah, ok. Però non c'è un modo facile per dirlo. Silvia era un lupo. Può darlo, sì. La lupa Romolo. Tornerebbe tutto. Noi l'abbiamo uccisa perché non siamo andati con il... not kill. E che cavolo, non sapevo che Rea Silvia è un lupo, scusatemi. Cosa? Come? Tanto Romolo e suo fratello Remo sono stati nutriti dalle mammelle di una lupa. Poi prendiamo l'Eucaristia per ricevere il corpo di Cristo, prendevamo il latte della lupa per ricevere di Santo Romolo. Cosa faremo senza di lei? Quindi otterremo una ricompensa o... No, non otterremo niente per aver ucciso il loro lupo. Ok, niente, quindi mi sa che questi sono dei pazzi isterici, eh? Avevano un lupo di cui si bevevano il latte. Poi scusate, dircelo, no? Che dovevamo cercare un lupo e non una donna. Rea Silvia era una sacerdotessa, non era una lupa. Allora, diciamo che... diploma, sì. Va bene.
è caduto nel nostro diplomacy. Comunque sono dei pazzi, no? Sono d'accordo col vescovo, sterminiamoli tutti e... Ciao! Che tutti questi sono per Theodore? Non sono neanche altri prigionieri? Allora, un arciere, tre con scudo e un curatore. Allora, pensiamo un attimo. Anche Nefi avanza un attimo e Gunnar avanza un attimo. Roscoe, tieniti qua per ora. Tu invece avanza per bene. Sei scudato. Ketil avanza tutto quel che puoi, restando sempre difeso. Direi che è meglio non esporci troppo, per cui facciamo così. Quick shot, ti pareva. Aia, no, non seccarmela, non seccarmela al primo turno, non seccarmela al primo turno. Ok. Che paura. No, 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 no. Forfang awaits. Allora, quello è senza scudo adesso. È un bel ranging shot, ma non fa. No! Dai, avevo l'80%. Andassi di charge. Non gli toglierei lo scudo. Possiamo andare di charge su questo? Posso andare di charge su questo invece? Andiamo di charge sul curino, dai. Torniamo un po' indietro da non essere in mezzo ai piedi, proprio perché ci sono in due. Facciamo così. Un bel flanked. Un bel throw rock. Ah, ma non ha fatto Harriet. Arriato Reckless. E lo stun, riesco a stunnarlo? Lo stun dovrei poterlo seccare con Nefie in realtà. C'è qualcuno bisogno di cure urgenti? No. Proviamo a stunnarlo. Yes. Non Nefie, Roscoe, scusatemi. Deathblow. Non lo secca. Quasi, dai. Avessi crittato, sì, ma invece no. Aia, ma lei è un... non dovrebbe essere così tanto targettata. No? Allora, charge. Gli facciamo un bel danno comunque questo. Crittato, grande!
Allora, Roscoe non può autocurarsi, per cui facciamo così. Posso fare un doppio? Quello mi sarà inutile perché c'è lo scudo, non penso che... Vabbè, l'abbiamo anche mancato. Allora, facciamo che andare qua. Facciamo questo, provare lo... Facciamo... No, facciamo... Rassasso. Facciamo lo stun. Ha resistito lo stun. Ha resistito di nuovo. Niente, allora Roscoe, tu vattene, ma fortissimo proprio. Tu riesci ad aggirarlo in qualche modo, non del tutto. Forse per lo scudo ha resistito lo stun, chissà. Allora, tu fai che togliere questo scudo, eh? Così che Katie l'abbia. Buon gioco. No! Adesso Nepia starà malissimo. L'accelerazione moderata. Vabbè. Allora, raccogliamo quel che si può. C'è un altro qua. E un altro qua. Raccogli. 22 minuti, quindi vabbè, ok, interrompiamo qua e vediamo l'esito del prossimo episodio. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto, un commento per farmi sapere cosa ne avete pensato e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io vi saluto, ciao e buona giornata.